Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, sono AndroLink91 ed oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Kakarot. Cell ha appena conquistato la forma perfetta assorbendo C18. Vediamo che cosa accadrà. Cioè, una cosa del genere ti spezza il collo, mo non è per dire. Trunks ga azukatteita senzu de ichimei o toritometa Krillin wa kanzen tai to no tatakai o nozondeita Vegeta. Mi toccherà affrontarlo in forma perfetta ora. Seru o chouhatsu suru. Ochitsuki o torimodoshita Seru wa chouhatsu o va molto male. Se devo combatterci va molto male. Oh, shitteroni. Beh, lo vedremo. Infatti sì. Mi dà tante di quelle botte ora. Vabbè, fammi avvicinare prima. Cos'è quello? No, ma dai! Ehi! Aspetta! Ma non si è piegato neanche un po'! Cioè, non si è piegato neanche un po', raga? Niente! Ehi! Cosa? Ah, lo senti? Ci senti, allora? Che cavolo stava a fa'? Oh, ma si era impallato! Si era impallato! Si era impallato! Porca zozza! Eh sì! Cos'è? Ah, si è solo potenziato, ok. Bacanè! Sì, vabbè. Ma un attimo di cooldown non ce l'ha Cell? Ah, eccolo. Mi sembrava strano, infatti. Come fa? Non arriva il cooldown? Per sapere, Sì, però la schiacciata maledetta che manco ci arrivo a prenderlo. Dai, su. Ah, lui fa doppia fa. Buono a sapersi. Ma l'ho preso? Come ci sono arrivato a prendere? Ok, perfetto. Ancora? Ma lo fa apposta? Ma lo fa apposta, ragazzi? Non so che... Ma... Ehi! Ma io giuro che non capisco che sta succedendo. O si impalla il tasto, non lo so. Andato comunque, dai. Ho dovuto usare un po' di drink per recuperare energia perché, ragazzi, mi stava... devastando. Livello 44, per fare un bel po' di danni senza... per sconfiggerlo senza punto drink dovrei stare tipo al 50. Direi che il livello 32 che ti preoccupava tanto ora si è ribaltato. Sì, mi vuole uccidere, certo. Peggio per lui. Sì, infatti, preferirebbe morire piuttosto che essere salvato. Ah, ok, perde la conoscenza. Com'è resistente, è un nuovo giocattolo, è molto resistente. Sì. Dai, su. Dagli un senso, però tardi.
Fallo risvegliare da solo e poi dagli il senso, perché se no si accorge che Trunks è molto forte. Cosa? Ah. Cosa? Non ci fa combattere? Ah, pensavo ci facesse combattere contro Cell con Trunks, invece no. Perché in teoria Trunks è diventato più forte di Vegeta, però solo a livello di aura, non a livello di abilità. Ah, eccolo. Sta facendo Goku come me? Non si è fatto vedere. Si sta allenando per sconfiggerti. Domani verrà a combattere contro di te. Domani, attenzione. Sono certo che lui sarà in grado di sconfiggerti. Io credo nelle sue capacità. Un'ottima risposta. Ah, siccome non c'ho niente da fare, organizzerò un torneo di arti marziali. Un torneo? Fra 10 giorni da oggi a mezzogiorno. Dovrebbero essere sufficienti a farvi diventare più forti. Di che stai parlando? Forse tu non lo sai, ma un tempo esisteva un evento di arti marziali chiamato Torneo Mondiale. Credo sia il momento di riportarlo in auge. Cambieremo un po' il formato, però. Io sarò il vostro unico avversario. Combatteremo uno contro uno, e se vincerà, scenderà in campo un altro sfidante. Presto vi darò tutti i dettagli, magari lo annuncerò in TV. Cosa vuoi veramente? L'obiettivo del torneo è far conoscere la mia terribile forza al mondo intero. Io, invece, non ho alcuno scopo finale. Forse divertirmi. Ma quello che più voglio è vedere gli esseri umani con le facce degli esseri umani contratti dalla paura. その後トランクスは戦図で回復したベジータとクリリンにセルが提案した武道大会のことを説明した。武道大会？Sì, è strano, eh? 俺悟空さんたちが出てきたらE allenerò di nuovo nella stanza dello spirito del tempo. Sarò io a entrare di nuovo in quella stanza. Che palle, Vegeta. Tu sei più morto che vivo. Cioè, hai mezzo cervello aperto. Non so se te ne sei accorto. Infatti, sì. Credo che il numero 16 non sia malvagio come Cell. In fondo neanche quei due androidi assorbiti da Cell lo erano. Sì, anche perché, vabbè, poi qui è tutto diverso, la storia è cambiata. Non si sa come. Semplicemente andando nel passato? Goku e Gohan proseguono il loro allenamento nella stanza dello spirito e del tempo. Ecco, già è passato più di mezzo anno sicuramente, quando vediamo Gohan in questa veste. Gohan è riuscito finalmente a raggiungere lo stadio di Super Saiyan, ma la strada per diventare più forte è ancora lunga. Si è alzato anche di statura. いつもよりもっともっと本気でかかってこい。そんな。OK, ce la metterò tutta. Vai! Nuovo duello tra Gohan e Goku. Vai, OK! Attacco sempre così, raga, almeno faccio un po' di danni ingenti. Mamma mia, lo sto distruggendo con questi attacchi. Non osare contrattaccare, non ti azzardare. Vabbè, divertente.
Anche così, ragazzi, per fare un po' di stordimento ci vuole. No, cosa ho fatto? Mi sono messo in mezzo? Beccati sto Masenko. Cosa? Dai, su. E poi anche spammare le stesse tecniche, ragazzi. Non è che ci sia tanto qualcosa di diverso da fare. No, lo stordimento l'ha recuperato tutto quanto. Mannaggia a te, Goku! Oh, beccati questo. Yes! Oh! Vai, doppia, ok. Questo è molto bello, attacco colpo schiacciante, sì. È molto bella come te, come mossa. Perché fa un doppio attacco e poi fa due a seguire. Certo, per fare quello due a seguire devi comunque sia potenziarlo al campo d'addestramento, sia chiaro. Su. Bello. C'è comunque stato uno scambio interessante lì, eh. Oh, non è per dire. Accidenti. Ma che fai, Goku? Aiuto. No, ho sbagliato tasto. Non volevo premerlo, a dire il vero. Ok, è andato. Comunque sia, anche questa molto facile, eh. Intanto per evitare l'ultima sfera di energia. È stato perfetto, non dimenticare quella sensazione. Probabilmente ci servirà altro tempo prima di superare il livello del Super Saiyan. Io ho appena imparato a trasformarmi, quindi non ho idea di cosa fare adesso. Io ho una mezza idea. Dovremmo abituare il nostro corpo a rimanere nello stato di Super Saiyan. Rimarremo Super Saiyan per tutto il tempo che saremo svegli e faremo in modo che diventi la normalità. Cercheremo di cancellare l'agitazione che sentiamo quando siamo trasformati. Dopodiché ricominceremo da capo il nostro allenamento. Forse è una perdita di tempo, ma credo che sia la cosa migliore da fare. Sì, perché se per te diventa normale essere un Super Saiyan, da lì puoi solo migliorare. Cell costruisce un'arena nei pressi di un'area disabitata. Poi fa irruzione in una stazione televisiva e comunica il suo terribile messaggio in diretta a tutto il mondo. Il Cell Game sarà aperto a tutti e inizierà 9 giorni dopo. Inoltre, se tutti i suoi sfidanti falliranno, Cell eliminerà ogni essere vivente del pianeta. Per dimostrare che fa sul serio riduce in polvere un intero quartiere della città. La gente si è completamente dimenticata del bambino che ha fermato il grande mago piccolo. Non conosce il guerriero che ha combattuto contro Vegeta e i Saiyan e contro Freezer e i suoi uomini. Nessuno sa dell'esistenza di Goku. E perché? Per lui è solo un gioco, sì. Anche in TV. Mancano ancora 3 ore prima che sia trascorso un giorno intero. Nani? なんだと。なんでこんな早く。俺やっぱベジータもトランクスもいつセルの木も感じっから生きてる。どうなってんだいって。あ、俺はご飯か。 Non sembra più lui, davvero. Cioè, Goku sembra sorpreso dal fatto che Cell sia ancora vivo. Ma allora, se tu pensavi che Vegeta l'avesse eliminato, perché fare questo tipo di allenamento? Se volevi solo superare il limite...
Boh, non lo so, ragazzi, è molto strano. E gli racconta tutto quanto, Trunks. Sembra interessante intorno agli arti marziali. Ma veramente la vecchia uniforme potrebbe anche fargliela piccolo con i poteri che ha. È in parte mago. Anche prima, quando era semplicemente piccolo e non era Kami, era anche mago, quindi potrebbe farlo vedere ora. Non lo fa vedere. Però, insomma, sappiate che piccolo era comunque in parte mago. Rimedio subito. Come fa a trovarlo con tutte quante le aure che ci ha mischiate nel corpo? Son Goku. Ah, soda. Dodo. Koko ga sekai no unmei o kimeru seru game no ringu da. Unmei o kimeru ni shicha. Sekoi ringu da. Soitsu ga kanzentai ka? Soyu koto da. Siai ni a kanarazu dete yaru. Sore made wa mo dare hitori korosu nja ne zo. Ii na. Ii shie ni narisou da na. Beh, sì. Ha fatto promettere di non uccidere più nessuno fino a che non ci sarà il torneo. Beh, l'ha già fatto, quindi si può dare una piccola calmata intanto. Che ne pensi? Non mi aspettavo una potenza del genere. Dice, credo di non potercela fare contro di lui. Poco no. Allora scrivono la stanza dello spirito e del tempo. Abbiamo ancora diversi giorni. Dovrebbe spiegarlo perché. Non è ancora passato un giorno, perché sprecare uno dei due giorni che ti sono stati concessi in quella stanza? Quella stanza è molto dura per il fisico. È meglio riposarsi un po'. Persino il grande Kakarotto si arrende per una cosa del genere. Se si esagera, un allenamento del genere può diventare una tortura. Ne avete ancora bisogno di usarla. Vuoi forse dire che sei diventato più forte di me? Infatti, credo proprio di esserlo. Forza, fatevi coraggio, ci vediamo al torneo. Andiamo Gohan, torniamo a casa. Allora, torniamo a casa, ce l'ho messo io perché vanno là. È ovvio. Manca 9 giorni all'inizio del Cell Game. Bene, Cuggi, allora termina anche questo episodio di Dragon Ball Z Kakarotto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!